Buonasera ragazzi, buonasera Papino. Buonasera a te. Napoli Fiorentina 3-0. Tre cocos Viola. Quando facciamo tre bello, mamma mia, 3-0. Bello di dare tutto Viola, che era una pigliata, una brutta ronzacata. Siamo in finale di Supercoppa. In finale di Supercoppa. E mentre ancora non abbiamo vinto niente. Abbiamo messo la partita, stiamo in finale. Noi siamo in finale. A Fiorentina già stato ciò. Perché se era fatto le poche antipatie ti citato, no, se era fatto le poche antipatie che sta Fiorentino ci batteva sempre, cose che non va, capito, sacci pure come non va, la prima cosa fare. Lasciami di no, non c'è se fa una finale, una semifinale che mi hanno cagnato questo format, vabbè, lasciamo sto. Ma come va per martire, vuoi per biessi soldi e su di denaro di andare a giocare queste partite in Arabia Saudita, che su quello stadio stavano 7 persone, tranne quelli di 3.000 persone, c'è le curve buone. Cioè, ma perché? Cioè, io vorrei capire una cosa, ma perché? Talmente che sarebbero questi soldi, ma quanti soldi hanno potuto avere questi qua? Quanto ne hanno potuto avere? Rispetto se faceva una finale come si è sempre fatta a Roma, l'Olimpica piena. Una finale di squadra, un trofeo che si vince invece una serie finale, tu vai a casa, tu te ne vai, poi se ne parla l'onoria. Ma vabbè, contenti loro, che taggia dice, chi se pensano solo soldino. Già stiamo in guardia in serie, poi facciamo pure queste cose. Ma vai, guarda. Veramente mediocre. Poi si gioca. La Supercoppa è bella partita, sì. È bello che la partita, il trofeo è bello, a metà stadio. La tifoserina da mitanati, invece no, sa partita non sa avere nessuno. Alla fine, ma chi aiuta a questo stato? Chi non si interessa ne proprio lo pallone? Tu di chi? Vabbè, comunque. Torniamo a parlare della partita. Assolutamente, però ci stanno ancora dei punti che non vanno. Ci stanno i punti di non ritorno, perché onestamente, vedere quel gioco di ieri, a me non mi piace. Lo so, io lo dico prima, ragazzi, è inutile che voi mi cioè io dico prima, tu dici ma con i sé e con i mai non si va a nessuna parte, siamo pienamente d'accordo, però ti dico una cosa, se chi di là sbagliano calcio e rigore, noi facciamo 1-1, e noi abbiamo fatto quel gioco a tamburello che noi pigliamo la palla e auto la mannanza rovava. Caro fontaniere, a me non mi piace. Ma che lo fa così? Ma sarà pure che giochi così, però ti ripeto. Ma tutto cosa me, devi avere i giocatori che dici tu? No, ti dico, chi è proprio io, quello quando viene frittatina, è l'unica cosa buona che può fare. È l'unica cosa. Ecco, io come cavano, la pezza e cosa. Difesa, lancio lungo e pedalare, difende, fin quando un piglio con, ti stavo dicendo, e lascia Marice questa cosa, eh? Come noi siamo tutti felici e contenti, primissimo metto, ok? Ma lauguratamente, bene malamente, ti faccio prega con fontaniere, stavo un po' gradito stamattina, e già si parlava dell'esonero, perché poi quando perde, speriamo sempre di nuovo, è così che dico prima, quando perde, poi ti faccio prega come esce fuori, chi sto gioco che non va, a parlare va, ad amburrello e co. Come abbiamo vinto va tutto bene, io ne sono felice e contento. Però ti posso garantire che il pallone così non si gioca. Nudo che sento tutti questi sapientoni, chi sta in calcio che non produrrà mai niente. Lo dichiariamo fin quando non vinciamo. Prima prima è tutto, però ti posso garantire che non va bene così. Che appena si perde una partita, una cavolo, faccia vedere quello che succede, la palla, la difesa, ci difendiamo, buttiamo la palla, ecco, non va bene, a me cagnò, dobbiamo cambiare, per me non mi interessa, voglio perdere 10 partite, ma neanche mai qua, cioè come sappiamo ciò. Ma teniamo un problema russo. Il problema russo. È Mazzarri, ma no, perché è Mazzarri che è il suo problema, a livello di gioco è lui, perché
ha una sua mentalità. Questa mentalità si è avuta 12-13 anni fa. Siamo poco allegrizzato questo uomo. Quindi se hanno, perciò ripeto e ribadisco, l'errore più grande è stato prendere Mazzara in questo momento. Tutto era via tranne perché non ci ha mai salvato. Però okay? Ti dirò di più, ma tu dici, ma l'errore è stato fatto perché lui è così, ma non può dire una mazzata cagnaio. No, sentivo pallone per cacco così. L'errore più grande è stato prendere Garcia e non Mazzarri. L'errore fondamentale è stato quello là. Ma tu, a inizio campionato, a un girone dalla fine del campionato, ma tu chi voleva che veniva ad allenare sto Napoli? Di nome, come dici tu, di nome, chi voleva venire? Nessuno. Tipo che tu dici, conta, chi, ma non bene. Ci vuole una programmazione. Insomma, si sa che è un traghettatore fino a giù. Chi si gioca così, non c'è niente da fare. Ciò sto dicendo. Però fin quando va bene, ti ripeto, io sono contento per me, però la prima sconfettina che pigliamo ti faccio abbricassare, punta da capo. Perché onestamente, ieri siamo vinciuti, però fino a che facciamo il minuto con Serbin ha fatto il 2-0, la povera guagliosa si è pure facendo male, ci hanno spaventato in una maniera tale. Fortunatamente è andata bene, poi si è fatto chi la sole contro la vita, hanno fatto 3-0 a 2 minuti, fino a che l'1-0, io vedevo un altro, chiama la palla, è buona, non va bene. Non siamo abituati. Non so, ti ripeto, va tutto bene, però... Sì, ma la curatamente si perde, ti faccio aprire quando ti scatteranno. Io dico prima, sa da cagnare modo. La prima cosa che da fare, nata fai qualche ammattia, un po' pizzaio, un po' di chiù, che mia ieri mi ha pigliato rigore per colpa sua. Mazzocca là! E quando vengono a livello di offense. Mi piace tagliare, c'è da. Che era campo, aggiorno, corso, contrasto, fisicamente, io non te ne niente. Che visto questo mazzo? Che buvrei, cioè il modo di quello gioco, ragazzo non può spingere, quindi attenti, c'è un gioco che vedrete, sì, perché là si giocherà, ma non è frittatino, però se lancia lungo con l'Achille, chissà, il tipo a Roma come Mourinho mi ha fatto un qua, che scarica una palla ancora contro me. A me è un gioco che non va bene. Lui spara niente, da mettere alla treta, soffri tutta la partita, se fu fegato quando è un babbuino a me se fa. E hai pigli un gol, è certo buono. Tu facilmente puoi pigliare gol. E poi vedo che se Napoli prende gol, o vedo che se si scioglie al sole proprio. Questa è la paura mia. E la via, questa sole. Invece noi quando c'è la partita, voglio bene, caro Fontaniere, giochiamo la partita perché poi questi canettini, ma questi di estero, no? Che mo partiranno e andranno a fare la finale. Vedo che. Non è che Paulino mette un congelo là e che. E chi la va a difendere a tutto quanto, perché ieri hai fatto un bello 10-1. Ieri a un certo punto abbiamo visto un 5-4-1, 10-1, 5-3-2, un 6-3-1. Non 10-1, portiere, no. Cagna mentalità. Perché appena perderai, vediamo come ti stanno tutto quanto la Gianna e cose. Prima parte si perde così in quel modo di giocare. Ti faccio aprire quello che succede, speriamo di no, La prima cosa io voglio vincere la finale, pure quando con mia ieri è pure peggio. Fare pure un culo al 95esimo. Però capito, no, ne abbiamo vinto lo scudetto, siamo campioni di lancio. E quello voglio, ragazzi. Non ci possiamo mettere là dire che ci difendere tutta la partita, state mancando lì. Vogliamo la Supercoppa, Don Fra, pure giocando così, vogliamo la Supercoppa, perché è così io la Supercoppa. Ok, ragazzi, speriamo bene di portare questo trofeo a Napoli. Assolutamente, forza, comunque è sempre forza Napoli, sempre. E che marisci? Mazza, forza, mi commentate, voglio che segua. Mi chiama Martino, questo è il pallone, che la finale ci vuole una gente. Ciao.